Valorizzare il cammino del perdono sui passi dei papi, il percorso spirituale e turistico da Roma all'Aquila, sulle orme di Francesco d'Assisi, Tommaso da Celano e Papa Celestino V, attraverso l'Open Day Summer promosso dalla Regione Abruzzo, che con la DMC, il cammino del perdono del Movimento Celestiniano dell'Aquila, ha organizzato diverse tappe nelle località della Marsica. Dopo Celano e Rosciolo, nello scorso fine settimana, è stata la volta di Tagliacozzo e Pereto. Quella di Tagliacozzo è stata la terza tappa, svoltasi sabato ed ospitata nel chiostro della chiesa di San Francesco. Il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha sottolineato l'alto significato religioso legato alla presenza a Tagliacozzo dei Francescani. Il primo insediamento di Francescani qui è del 1228-29. La chiesa è stata dedicata nel 1233 e qualche anno dopo ospiterà le spoglie mortali di Tommaso da Celano, che appunto nel 1516 viene traslato dal territorio di Sante Marie in questa chiesa dove riposa ormai da 500 e passa anni. Molto importante sono i fatti storici avvenuti nella seconda metà del 200 proprio qui a Tagliacozzo, quindi dalla morte di Tommaso da Celano e nei pressi di questo monastero in Valdevarri e alla celebre battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò, di cui quest'anno ricorre il 750° anniversario, parliamo del 23 agosto 1268, e poi appunto l'importanza di questa bolla celestiniana nella città di L'Aquila appena fondata da Federico II, dove Celestino appunto viene incoronato Papa e dove poi naturalmente lui concede alla cristianità questa formula di perdono e di pacificazione degli animi. Presente all'appuntamento di Tagliacozzo, l'assessore regionale Lorenzo Berardinetti, estensore della legge per la tutela e valorizzazione dei cammini abruzzesi. È stata approvata in consiglio regionale già da qualche mese e da qualche mese giro quasi tutto l'Abruzzo per spiegare la legge dei cammini e coinvolgere molti comuni in un percorso che ha avuto la legge d'esperienza e è nata rispetto al cammino dei briganti, che coinvolge già 6 comuni che riguardano Sante Marie, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi, Scurcola, Borgorose e un altro comune che riguarda il Lazio. Diciamo, da questa legge dei cammini è nato un bel percorso che abbiamo messo insieme anche con il cammino del perdono, che parte dall'Aquila e raggiunge Roma attraversando il nostro bel territorio da Celano, compreso oggi che manifestiamo l'Open Day a Tagliacozzo e facciamo conoscere il cammino del perdono qui a Tagliacozzo. Questo cammino del perdono che vede già molto coinvolto tanti paesi e vedete il successo che riscuote facendo visitare le numerose chiese che abbiamo sul nostro territorio e là, non soltanto le chiese ma anche le bellezze naturali come oggi vediamo a Tagliacozzo, questo chiosco di San Francesco. Il cammino del perdono verso Roma verrà presentato ufficialmente il 15 giugno alle 17 nel Castello di Oricola. Metteremo a sistema tutto ciò che riguarda le nostre bellezze territoriali, dalle riserve naturali ai ristoratori, agli albergatori. È stata molto apprezzata questa legge dei cammini perché da là ha scaturito una serie di iniziative e ha creato qualche piccola economia che man mano cresce con l'apertura delle numerose B&B e altri ristoranti tipici del nostro territorio, facendo conoscere anche molte cose che riguardano le ristorazioni tipiche. Comunque, a proposito, questo è il cammino del perdono, è un cammino religioso che raggiunge Roma e già adesso si è iniziata questa attività di conoscenza, di presentazione e già vediamo l'enorme successo che sta riscuotendo su tutto il territorio regionale.